to everybody tonight i'm going to speak in italian once a year it's a pleasure for me <laughs> and also I think for you um, perché questa è la settimana della lingua uh, italiana nel mondo e quindi in tutti gli istituti uh, di cultura italiana usiamo la nostra lingua che è Ovviamente, un veicolo fondamentale di diffusione della nostra cultura, ma è non sufficientemente conosciuta e quindi, soprattutto in un paese come questo, dove l'inglese è potente, perché è una lingua ovviamente che permette di comunicare con chiunque, eh, la nostra lingua è molto poco parlata. Però, questa settimana. Eh, noi la usiamo. Eh, la serata di oggi è anche una serata legata a, ad altri due momenti. Eh, L'ottantesimo eh, anniversario della introduzione in Italia delle leggi razziali, e quindi, come dirò, poi eh, stasera eh, la nostra serata è strettamente collegata a questo. E in modo non del tutto casuale si svolge questa serata il 16 di ottobre, che è l'anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma da parte dei nazisti nel 1943. Eh, ricordiamo questi due momenti eh, attraverso un libro che è La Storia di Elsa Morante, un libro pubblicato nel 1974, eh, un libro che è stato molto importante per la cultura italiana, per la letteratura italiana, per il dibattito pubblico che si è svolto nel nostro paese. Eh, io non voglio rubare tempo ai relatori eh, e quindi sarò molto breve, però non posso non parlare di come questo libro è stato importante anche per me personalmente e per la mia generazione. Il 1974 in Italia vuol dire un momento ancora molto intenso da un punto di vista dei movimenti politici. Il 1968, che in gran parte del mondo è durato un anno solo, in Italia è durato circa dieci anni, cioè fino al 1978. E in questi anni molti, e sicuramente molti che allora erano come me giovani, eh, sono stati vissuti come un periodo di grandissimo impegno politico e di grandissime speranze nell'idea di un cambiamento, eh, di una palingenesi, di una rivoluzione che poteva arrivare. E questa rivoluzione poteva arrivare ovviamente attraverso l'impegno politico da una parte e anche leggendo, ma leggendo cosa? Leggendo saggi, leggendo cioè testi che potessero spiegare, che potessero in qualche modo aiutare a concepire questa trasformazione. La letteratura non era una cosa che rientrasse nei nostri orizzonti. Poi, o almeno diciamo non con la centralità che avevano altre cose. Poi nel 1974 è uscito questo libro, che era una scommessa, forse ingenua, forse, come posso dire, che lasciava, eh, lasciava aperte mille diverse possibili interpretazioni, ma era un libro che si poneva il problema del suo impatto sul mondo, cioè raccontare quella storia, raccontare come gli umili eh, avevano attraversato ed erano stati travolti dall'esperienza della seconda guerra mondiale in Italia, era un modo per intervenire, per essere presenti. In un dibattito politico così intenso come era quello allora in Italia. E se io e, e altri della mia generazione siamo poi diventati a nostra volta degli scrittori, io credo che molto ha a che fare con l'aver letto quel libro in quegli anni. Eh, e quindi, diciamo, parlarne oggi per me, sentire, diciamo, sentirne parlare oggi, è per me un'esperienza emozionante anche perché io non avevo mai più avuto il coraggio di rileggerlo questo libro, per paura che non mi piacesse come mi era piaciuto allora. Ed è stato Alessandro Cassin che mi ha detto, no, secondo me se lo rileggi ti piace di nuovo, ed in effetti mi piace di nuovo. Nel, ne, abbiamo, messo, abbiamo postato su Instagram la copertina di un, di un settimanale, la fiera letteraria con una foto di Elsa Morante che diceva ma la storia è o non è un capolavoro? E penso che la risposta oggi sia francamente scontata. È uno dei capolavori della letteratura italiana del Novecento. Eh, bene, ringrazio tutti voi per essere qui. Eh, fra poco cederò la parola ad Alessandro Cassin, che presiede e Mo modera... Eh, questa serata insieme a eh, Giorgio Montefoschi e Angela Borghesi, però prima, eh, siccome la serata sarà intervallata di letture, che sono appunto letture dedicate specificamente al tema dell'anniversario delle leggi razziali e del rastrellamento del ghetto di Roma, eh, faremo una prima. Breve lettura e sarà Oleg Minzer eh, a farla. Prego. Nemmeno da sua madre essa non aveva udito mai questo titolo, Ariani. Anzi lo stesso titolo di ebrei per la piccola Iduzza, laggiù nella casa di Cosenza, era rimasto un oggetto di grande mistero. Se non dalla stessa Nora, nei suoi concili segreti, esso addirittura non veniva mai pronunciato invano in casa Ramondo. Ho saputo che una volta, in una delle grandi perorazioni anarchiche, Giuseppe uscì a proclamare con voce tonante. Verrà giorno che signori e proletari, bianchi e neri, femmine e maschi, ebrei e cristiani saranno tutti uguali nell'unico onore dell'uomo. Ma su quella parola gridata, ebrei, Nora dette una voce di spavento e impallidì come un malore grave. Per cui Giuseppe, tutto pentito, le si fece vicino a ripetere. Stavolta a voce bassissima, dicevo ebrei e cristiani, quasi che col sussurrare la parola piano piano, dopo averla strillata forte forte, lui rimediasse al guaio. A ogni modo, adesso, Ida imparava che gli ebrei erano diversi non solo perché ebrei, ma anche perché non ariani. E chi erano gli ariani? A Iduzza, questo termine delle autorità? suggeriva qualcosa di antico e d'alto rango, sul tipo di barone o conte. E nel suo concetto gli ebrei vennero a contrapporsi agli ariani, più o meno come i plebei ai patrizi. Essa aveva studiato la storia. Però, evidentemente, i non ariani, per l'autorità, erano i plebei dei plebei. Per esempio. Il garzone del panettiere, plebeo di classe, di fronte a un ebreo, valeva un patrizio, in quanto ariano. E se già i plebei nell'ordine sociale erano una rogna, i plebei dei plebei dovevano essere una lebra. Siamo molto grati all'Istituto Italiano di Cultura, al direttore Giorgio Van Straten e a tutto il suo staff per aver organizzato con noi questo evento, che è un evento a cui tengo moltissimo e te cercherò di brevemente di delineare lo scopo eh, senza togliere tempo ai nostri relatori. A costo di essere pedante, perché vedo che molti sono arrivati adesso, vorrei ripetere alcune delle cose che ha detto Giorgio Van Straten, ovvero che la scelta della data di oggi, 16 ottobre 2018, è un'occasione per commemorare, ovvero per ricordare con solennità, la, la razzia degli ebrei del ghetto di Roma il 16 ottobre 1943. Numericamente, la maggiore deportazione da un singolo luogo di provenienza in Italia è impensabile senza le leggi razziali che avevano censito e catalogato gli ebrei italiani. Quest'autunno marca l'ottantesimo anniversario delle vergognose leggi razziali varate da Mussolini e dal Re. Come molti di voi sanno, il Centro Primo Levi da anni si occupa di questo tema, soprattutto da un punto di vista storico e storiografico. Uh, Quest'anno, accanto a seminari storici, la prossima settimana ne abbiamo uno con lo storico Michele Sarfatti, per esempio, abbiamo pensato di affrontare il tema attraverso un'opera letteraria. La storia. Rileggendolo, riflettendoci e in qualche modo convivendo con questo romanzo per diversi mesi, mi sono reso conto di quanto fosse centrale al nostro lavoro. Spero che riusciamo a comunicare questo, questo fatto in maniera chiara. Eh, quello che intendo è che la letteratura comunica eh, con modalità proprie. Con un impatto emotivo diverso rispetto alla storia o alla saggistica. Già nel 74, il romanzo della Morante affrontava temi e poneva domande a cui gli storici, agli storici sono occorsi decadi per arrivare. Si tratta di un romanzo che, oltre a moltissimo altro. Racconta la vita quotidiana a Roma, in particolare in due quartieri, San Lorenzo e Testaccio, tra il 1941 e il 1947. E specificamente il dramma di una madre, mezza ebrea. Um, le leggi razziali in Germania come in Italia, partendo da un'idea astratta di, un di cosa fosse un ebreo, hanno tentato di definire questa appartenenza dall'esterno, attraverso un sistema definitorio complesso, complicato. E naturalmente ci furono delle smagliature, eh, delle incongruenze. Tra queste il concetto di mezzo ebreo, quarto di ebreo, ottavo di ebreo. La protagonista del romanzo, una modesta insegnante di scuola, vedova con due figli a carico, viene investita da queste leggi senza il conforto di una comunità di appartenenza, di una famiglia. È colpita e discriminata per una discendenza che è per lei qualcosa di vago, affabulato, di cui sa pochissimo e che vive come una macchia, un segreto terrificante. L'altro aspetto fondamentale per me è che mentre la società... Italiana, la storiografia, la letteratura del dopoguerra, aveva affrontato la resistenza, la ritirata dal fronte russo, gli sfollati, eh, la Repubblica di Salò ehm, come narrative separate, in qualche modo indipendenti. Questo romanzo mostra le interconnessioni e la contiguità tra queste narrative diverse. Troviamo partigiani, anarchici, ebrei, sfollati nello stesso spazio fisico, gomito a gomito in una taverna, tutti travolti dalla storia, e dalla guerra, ognuno a modo suo. Beh, no, non penso sia possibile parlare di questo romanzo e del suo successo duraturo senza sottolineare il meccanismo narrativo, che è straordinariamente trascinante, coinvolgente e nei modi che vedremo sorprendente. Per dire, in Italia questo romanzo dal 1974 ha continuato a vendere annualmente circa 8.000 copie, mentre negli Stati Uniti, dopo una pronta traduzione di William Weaver nel 1977 per Knopf, non ha ancora trovato un vero pubblico. Io sono convinto che è venuto il momento per un riesame critico anche negli Stati Uniti. Con il riaffacciarsi dei totalitarismi e dei neofascismi, questo libro è ancora oggi di scottante attualità e adesso gli ospiti. Angela Borghesi è professore associato di letteratura italiana e contemporanea al Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione all'Università di Milano Bicocca. È titolare di una rubrica botanico-letteraria, Clorofilla, sulla rivista Doppio Zero. La sua formazione è di storica della critica letteraria. Tra le sue pubblicazioni ricordo solo la lotta contro l'angelo, Giacomo De Benedetti, critico letterario, Marsilio. E Una storia invisibile, Morante, Ortese, Weil, pubblicato da Quodlibet, in cui l'autrice individua le tracce della lettura di Simone Weil nel lavoro di Morante e della Ortese. E di prossima uscita, avremmo voluto averlo qui, ma per i uh, soliti uh, ritardi inevitabili nell'editoria. Uh, ma uscirà tra mesi e ne riparleremo. L'anno della storia, cronaca del dibattito politico-culturale sul romanzo di Elsa Morante, sempre per Quadlibet, di cui ci parlerà. Poi siamo molto contenti di avere con noi Giorgio Montefoschi, che è stato amico di Elsa Morante e parte di quel circolo di scrittori e amici più giovani di cui amava circondarsi. Giorgio Montefoschi è romanziere, critico e traduttore è l'autore di 16 romanzi, molti di quali hanno come sfondo Roma. Uh, tra i vari premi e riconoscimenti, il premio Strega 1994 per La Casa del Padre. Ha scritto la tesi di dottorato su Menzogne e Sortileggio della Moranza. Il suo ultimo romanzo è intitolato Il buio dell'India. E, last but not least, Oleg Minzer, Avete sentito leggere, che leggerà altri brani. Eh, Olek Minzer è nato in Polonia, vive e lavora a Roma, dove ha fondato il Tricot Polish Theatre. Formatosi a Varsavia, al Teatro Ebraico di Stato e allo Studio Fersen a Roma, Minzer ha lavorato nel cinema e nel teatro con registi come Jersi Kawalerowicz, Peter Del Monte, Paolo Vittorio Taviani, Mel Gibson, Agnieszka Holland e Monio Vadia. Oltre al suo lavoro di attore. È anche regista e traduttore. Um, per, per vari motivi uh, abbiamo pensato di iniziare con Giorgio Montefoschi. Si sente. Buonasera, buonasera a tutti. Eh, ho conosciuto. Elsa Morante mm. nei primi anni 70, una meravigliosa mattina di gennaio a Roma, eh, grazie, eh, grazie a, a un amico comune che era il poeta Dario Bellezza, un grande poeta purtroppo scomparso vari anni fa. Eh, io avevo fatto la tesi, la mia tesi di laurea, su menzogna e sortilegio. E Dario era molto amico di Elsa. Poi litigarono, ma lei litigava con tutti e gli, gli disse che avevo fatto questa tesi. Lei si incuriosì moltissimo e volle conoscermi, e allora disse a Dario: Bellezza, fallo venire a Piazza Navona. Era una di quelle mattine di gennaio fredde, luminose, romane, bellissime, Piazza Navona era ancora grazie a Dio non era isola pedonale c'era solo qualche macchina si stava benissimo Elsa era seduta in un ristorante molto costoso Panzironi perché lei con i suoi amici poveri andava in ristoranti costosissimi e poi siccome era democratica diceva che bisognava che ognuno pagasse per sé e questo per noi era sempre molto problematico me la ricordo che stava finendo di mangiare degli scampi, dei, dei gamberoni con le mani, era felice. Poi eh, era vestita malissimo, con un cappottone, eh, 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 un foulard, eccetera. Finito di mangiare nel, in questa borsa enorme nella quale teneva libri, aveva sempre un'edizione dei Quanta all'epoca, mi ricordo, eh, e poi le sigarette, tirò fuori il bocchino si mise a, a fumare beata e io la guardai con questi occhi viola, era, era molto, molto, molto fascinosa. Io poi ero un ragazzino e non, non potevo non cadere nel suo fascino. Lei era molto interessata alle persone che si occupavano di lei. Io nella mia tesi che le detti da leggere, eh, lei fu colpita da una cosa... Uh, che veramente io avevo messo in evidenza e lei non si era accorta di aver fatto, cioè la cosa è questa: eh, alcune somiglianze impressionanti che ci sono in menzogna e sortileggio, impressioni di modi di dire, ma di intere frasi dei promessi sposi di Alessandro Manzoni. Ci sono almeno tre o quattro inizi di capitolo. Eh, per esempio quando Fra, Fra Cristoforo scende dal convento di Pescarenico e la stessa cosa fa Nicola Monaco, che sembra che lei li abbia copiati, lei rimase stupefatta. E lo, io sostenevo questa, questa tesi, che siccome Elsa Morante era una, è una scrittrice ed era una scrittrice fondamentalmente lirica, legata al fantastico, Aveva avuto come un bisogno intimo di legarsi eh, a un, agli stilemi di un romanzo storico, un romanzo che di fantastico non aveva nulla, come era per l'appunto il romanzo di Manzoni. Eh, naturalmente la, lei fu colpita, mi disse: Ma come hai fatto? E vabbè, insomma, e andò benissimo. Questa tesi fu il viatico della nostra amicizia. Questa amicizia era così, così fatta, lo dico brevemente, consisteva in telefonate quasi giornaliere, ma poi soprattutto in incontri all'ora di pranzo, per eh, i quali vigeva una regola fissa, cioè bisognava andare a prenderla a casa sua, a Via dell'Oca, vicino a Piazza del Popolo, a, a mezzogiorno, perché lei doveva mangiare a mezzogiorno e mezzo. Ripeto, sempre in ristoranti piuttosto cari, o si andava da Bebington, una sala da tè carissima a Roma, se pioveva, oppure, eh, oppure in ristoranti molto buoni. E sempre con questa storia del conto. Io sono democratica e quindi bisogna che ognuno paga per conto suo. Io benissimo e si pagava. Eh, di che cosa si parlava nel corso di, di queste colazioni? Si parlava di tutto, di, soprattutto di libri, eh, delle sue passioni. Lei aveva passioni che erano soltanto sfrenate. Eh, a quell'epoca, per esempio, diceva che i più grandi scrittori del, che aveva mai letto erano il giapponese Tanizaki e l'ebreo Singer. Oppure si parlava di Cristo e del potere. Lei diceva che Cristo era stato l'unico vero rivoluzionario della storia perché ha fatto una rivoluzione. Non per prendere il potere, idea molto bella. Si parlava di suo marito Moravia, che lei amava molto e stimava moltissimo. Una volta mi disse: Stanotte ho sognato Alberto vestito da profeta. Quindi era il massimo, secondo lei. Poi parlava di libri, diceva che secondo lei bisognava scrivere soltanto i libri che cambiavano il mondo o la storia il Che insomma, era per uno come me alle prime armi: era, insomma, non era un viatico giusto dei suoi amori. Eh, per esempio, in pittura, amava Rembrandt e Bellini, la musica, Mozart. Poi, eh, al ritorno, sempre fumando la sigaretta, si tornava a Piazza del Popolo. E lei, alle tre e mezza in punto, saliva a casa sua, si chiudeva nello studio, dove diceva con quella sua voce prepotente, diceva cioè non aprirei a nessuno, anche se suonassero Mozart o Bellini, gli direi io sto lavorando. E lavorava fino a notte fonda, credo aiutata da qualche pasticca. Stava scrivendo la storia, erano i primi anni 70, e il libro che gli avrebbe dato una fama mondiale. Eh, Molto maggiore di quella conseguita con i suoi libri precedenti, cioè Mezzogna e sortileggio e L'isola d'Arturo, il libro meraviglioso. Se non che successe questo. Eh, lei era una donna molto furba, con i piedi per terra più di quanto volesse mostrare, e, e di questo romanzo non diceva nulla, accennava vagamente. E poi nemmeno tanto. Beh, un libro sugli umili, sui vinti, sul potere, non diceva altro. Però tanto bastava per incuriosire chiunque in più. Eh, questa fu la fu, vera furbizia, sua, se possiamo chiamarla così. Oh, sentite, sto parlando di una furba, ma di, di quella che secondo me è la più grande scrittrice italiana del Novecento. Eh. E, Lasciò intendere alle poche persone che vedeva, tra le quali c'ero io, che era molto delusa dal suo editore storico, Giulio Einaudi, e stava pensando di passare a un altro editore. Siccome io a quell'epoca lavoravo nell'ufficio romano della casa editrice Rizzoli, naturalmente, appena capii che mi stava mandando un messaggio. Mi precipitai a telefonare al nuovo direttore editoriale della Rizzoli che si chiamava Mario Spagnol, che veniva dalla Mondadori che immediatamente si allarmò. Per la Rizzoli, eh, in particolare che all'epoca non aveva un grande catalogo eh, di narrativa italiana contemporanea, diciamo, riuscire a prendere un'autrice come Elsa Morante sarebbe stato un affare colossale da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista di target, insomma di brand, in tutti i sensi. E lei poi era talmente brava che voleva, già faceva filtrare le sue condizioni. Lei voleva uscire con un numero di copie elevatissimo, minimo 200.000, per arrivare, diceva anche ai poveri, benissimo, direttamente in edizione tascabile, ma a un prezzo contenuto anche fuori mercato. Ma questo al mio direttore editoriale, maestro dell'editoria, non importava affatto. Lui avrebbe fatto carte false, se non che carte false le avrebbero fatte anche altri editori, due in particolare che erano interessati a, a, ad arrivare a lei e ai quali aveva mandato messaggi tramite dei suoi amici. Uno di questi era Garzanti. Quindi iniziò un periodo da parte mio e della Rizzoli di serrato corteggiamento. Durante il quale il mio scopo principale era quello di convincerla che la casa editrice Rizzoli era una casa editrice dignitosa e non un negozio di elettrodomestici. E poi farle conoscere pian piano tutti i, i, i capi della Rizzoli, tra quali. Appunto, spagnolo, e poi alla fine addirittura il giovane Angelo Rizzoli, che era un uomo burbero, buonissimo, ma molto timido. Incontri che per me erano terrificanti perché lei, appena io combinavo l'incontro, e quindi c'era o un pranzo o un aperitivo. E capiva che io mi davo del lei col mio diretto superiore, cominciava a urlare: Ah, che orrore, vi date del lei! Il lei non si dà, bisogna dare del tu. Allora io, sudando freddo, davo del tu al mio presidente, eh, eh, oppure cercavo di evitare proprio il tu e il lei, per esempio, invece di dire ti passo il sale o l'olio, dicevo serve l'olio, serve il sale. E insomma, eccetera, e, e arri, arrivammo vicinissimi, vicinissimi a, a, a prenderla perché eh, io sapevo che lei, appunto, aveva una passione sfrenata per un pittore che anch'io amo pazzamente, che è un pittore del Rinascimento, Giovanni Bellini. E allora dissi a Spagnol: Dico, senta, facciamo un, un tentativo finale. Lei viene a Roma con una copertina già fatta e lui mi dice, ma non sappiamo il titolo, non importa. Di, siccome nel libro si parla di vinti, ho capito che c'è un bambino, eccetera. Lei, spagnolo era un grandissimo conoscitore di storia dell'arte, dico lei, prenda il quadro L'orazione nell'orto di Bellini con i tre discepoli addormentati. Ce n'è uno con gli occhi chiusi che sembra un bambino. E Facciamo una gigantografia di quello e poi mette Elsa Morante, titolo e, e questa fotografia di questo bambino con gli occhi chiusi. Andiamo da Bebbington e lui tiro fuori da sotto eh, il tavolo: cioè, Elsa, ti ho portato la copertina. Lei fa: Ma come avete fatto? Ma come avete fatto? Non sapete che io adoro Bellini, eccetera. Per cui, appunto, è. Eh, So per certo che Angelo Rizzoli gli, gli, le mandò addirittura il contratto. Tutto questo servì a lei per chiedere a Einaudi tutto quello che voleva: che spedì il suo direttore editoriale a calci del sedere a Roma, dicendo: Guarda, ce la stanno rubando, e lei rimase da Enaudi. Ora veniamo, no, l'ho detto perché è, è importante. È importante che io eh, riferisca a queste cose perché sono stato molto suo amico ed era una persona veramente molto particolare, difficile di carattere, e secondo me i suoi libri erano superiori alla, poi alla sua frequentazione, perché certe volte riusciva a essere anche piuttosto invasiva, una persona strana. Dunque, la storia uscì nel 74 ed ebbe in Italia un successo strepitoso, non è compito mio parlare della critica, però posso dire che accadde una cosa che in Italia non accadeva mai, cioè il Corriere della Sera dedicò una pagina con due articoli diversi eh, nello stesso giorno, uno di Cesare Garboli e uno di Carlo Bon, naturalmente entrambi elogiativissimi. Si scatenò un putiferio di di elogi, Natalia Ginsburg disse che aveva letto tutto il romanzo piangendo, insomma, un po' difficile perché sono 600 pagine, però lei diceva queste cose e insomma è un successo eccezionale. E eh, poi venne Pasolini che invece, mm, che invece mise dei puntini sul libro e, e mise anche una pietra tombale sulla loro amicizia, che già era pencolante. Ma la cosa importante che disse Pasolini e eh, sulla quale io sono d'accordo, sc scritta in questo lungo articolo, è che la natura di fondo dell'amorante, cioè il suo dono più vero che lei mostra nella storia, è la straordinaria capacità di rendere in termini lirici le infinite variazioni e i labirinti insondabili dell'animo umano. Motivo per il quale penso che una vera analisi del romanzo di Elsa Morante, una volta che uno ha descritto questa trama fluviale, la madre, le, i due figli, le, la guerra, San Lorenzo, il bombardamento, eccetera, eccetera, ecco, una vera analisi vada condotta sulla pagina, addirittura come deve capitare per tutti gli scrittori, sulla singola frase, addirittura sui vocaboli e sugli aggettivi, insomma su quelli che sono i grandi mezzi tecnici e artigianali di questa scrittrice, quando l'ispirazione, e dico l'ispirazione quella vera, la sua ispirazione onirica, fantastica, applicata al mondo reale della storia, trasforma la storia in un unicum. In una parola sola, nell'arte, consentendole di svelare il segreto dell'anima che ci commuove, ci stupisce, insomma, ci incanta. Quindi, questa analisi certo non la possiamo fare stasera, però io vorrei soffermarmi soltanto su due grandi temi che percorrono il romanzo. Il primo è quello dell'ebraismo, tema sul quale a mio giudizio non si è detto abbastanza. Come i lettori sanno, Elsa Morante era di madre ebrea, eppure ascoltate, negli anni della nostra amicizia io non le ho mai sentito pronunciare una parola nel merito, mai mai non ha mai parlato di ebrei, di ebraismo e di olocausto, né per quanto riguardava se stessa, né per quanto riguardava la tragedia in fondo recente è ancora sanguinante dell'Olocausto. Voglio dire brevemente che nel 70, dall'Olocausto, erano passati 25 anni, cioè un battito di ciglia, considerando certi anniversari che vengono celebrati adesso della storia. Quindi era un fatto molto, molto recente. Allora, questo è strano. O è strano questo fatto, lei non ne parlava mai, oppure non è strano. Nel senso che poteva significare questo suo silenzio il fatto che questa storia di essere ebrea la riguardava in maniera così intima e profonda che a parlarne ne aveva pudore. E poteva significare non parlo, io scrivo, scriverò perché il mio modo di esprimersi, di esprimermi più vero è nel romanzo fatto sta che l'ebraismo che nel libro viene da lontano, cioè dalla madre della protagonista Ida che si chiama Nora Almagia che per il timore di essere riconosciuta quale ebrea cambia il nome in Almagia e poi si trasferisce in Ida questa paura di essere ebrea con tutti i pesi atavici dell'esclusione dell'esilio che sono propri del, dell'ebraismo è raccontato questa, questo labirinto dell'anima con una efficacia una sottigliezza è una verità che non si riscontra in nessun altro romanzo di simile argomento voglio dire è veramente forte questo sentimento e puoi smentire quello che ho detto prima che eh, c'è non per smentire quanto affermato prima del riscontro sulla pagina, però voglio fare un piccolo riscontro, ecco, cioè il rapporto di Ida con il ghetto, il quartiere degli ebrei romani è straordinario. Anche il nostro direttore ha ambientato il suo ultimo romanzo nel ghetto, devo dire con grande eh, verità e grande proprietà. Eh, Argomenti, di temi, di immagini. E la Morante è, è, ha questo rapporto con il quartiere che è straordinario perché, da un lato, esiste la paura di essere scoperta come ebrea, dall'altra c'è una sorta di attrazione di Ida, Iduzza per questo quartiere che valica ogni ostacolo e testimonia di una consonanza primordiale del sangue. Leggo soltanto una frase. Guardate, ecco quando dicevo, non per smentire l'analisi, serve fare l'analisi di una frase, eccola. Da ultimo, quasi ogni giorno, col pretesto di qualche piccola merce da acquistare, ma in realtà senza una motivazione precisa, Ida, all'uscita di scuola, si avviava al quartiere ebreo. Si sentiva attirata là da un richiamo di dolcezza, quasi come l'odore di una stalla per un vitello o quello di un souk per un'araba, insieme da un impulso di necessità ossessiva, come di un pianeta gravitante attorno a una stella. Mi sarebbe piaciuto farla vedere questa frase in una diapositiva per, vedere, per far vedere a tutti L'uso delle virgole, della punteggiatura dei punti e virgola, dei due punti, e per sottolineare la meraviglia di questo, quel richiamo di dolcezza, che è qualcosa di istintivo che per noi romani può corrispondere alla dolcezza di certe sere primaverili nel ghetto, ma in realtà per un ebreo è qualcosa di molto, molto di più. Voglio aggiungere che tutte le descrizioni delle case, delle botteghe, delle strade, dei, vei, dei vari personaggi del ghetto che si incontrano nel libro sono assolutamente perfette e vere. E poi non posso non parlare del momento più tragico vissuto dagli ebrei romani, vale a dire, l'abbiamo detto, il rastrellamento del 16 ottobre del 1943, che la Morante racconta in pagine davvero sublimi. Sto parlando della scena nella quale Ida e Giuseppe, che sta in collo, il bambino, assistono allo scalo della stazione Tiburtina. A una scena terribile, nella quale la protagonista è l'ebrea Celeste Di Segni, moglie di Settimio Di Segni proprietario di una piccola compravendita di roba usata dietro a una minuscola chiesa del ghetto Sant'Angelo in Pescheria, dove di tanto in tanto Ida era andata a vendere qualche piccolo oggetto. Voglio dire che con questa scena noi siamo nella tragedia, nella tragedia greca, per la forza immensa di questa scena, che a me fa pensare... Alle Troiane, in particolare a un'edizione che ho vista a Londra, con le lacrime di queste donne che venivano chiuse nel battello che le avrebbero dovute portare in Grecia, che la regista moderna aveva, aveva ridotto a, un, a una specie di treno merci con la serranda che si abbassava. Allora, Ida, tratta dal misterioso vocio che viene da questo vagone piombato, fermo lungo. Il binario, che è un vocio fatto di suoni interrotti, di voci, di imprecazioni, di esclamazioni, grida che si intersecano e si confondono in un'unica fonte di dolore incontra questa signora a disegni che è una donnetta sudata, obesa, con i capelli giallastri e corti un po' ingrigiti che tenendo in mano solo una cosa, cioè un portamonete corre come una pazza lungo il binario gridando i nomi dei suoi parenti dei figli, del marito, gridando apritemi i fascisti, aprite devo partire, pure io aprite, pure io sono giudia e annulla Valgono gli inviti del marito Settimio che riesce ad affacciarsi e le implora di andarsene come del resto fanno gli uomini del personale presenti alla stazione non ebrei che si tengono però lontani da quel vagone quasi fosse, scrive Elsa Morante, una stanza funebre e appestata. La scena si conclude nell'abisso fisico in cui precipita Isa. Ida, che ha al collo Giuseppe, sente i battiti del suo cuore e li confonde con il movimento a stantuffo delle ruote del binario. Questo abisso del corpo, questo stordimento del corpo, segno dell'epilessia, la malattia di cui soffre Ida e, ed è anche il segno inequivocabile, nel quale si connota il, seco il secondo grande tema del romanzo, quello della maternità. Ida so soffre di epilessia come ne soffriva sua madre e come ne soffre suo figlio Giuseppe. Allora parliamo del tema della maternità, non senza aver detto prima che eh, una cosa si molto simile a quella che mh, ho detto prima, cioè... Eh, allora, Elsa Morante non, mi mai, non ha mai avuto figli, eh, però non me ne è mai parlato. Ecco. Ora, tutti gli episodi in cui Ida è madre, sia di Giuseppe che del figlio grande Nino, hanno una forza superiore che nasce dal corpo, che si concentra nel corpo come può accadere soltanto in un corpo materno e femminile. Ida non pensa, non ragiona, sente da donna. Ma sente fin nei precordi, nello stomaco che si è rivolta, nelle mani che le tremano, nelle gambe che si induriscono, nel sangue, nel sangue che esulta oppure si gela. Sente come solo una madre può sentire: sto finendo. Cosicché succede che questa sua fisicità terribile, scaturita dalla sua particolare storia familiare di donna, è assai più terribile e più coinvolgente rispetto a. Alla storia con la S maiuscola. Probabilmente è il fatto che lei non abbia avuto figli è, è, è fa della storia il romanzo di una maternità mancata e mi conferma nell'idea che gli scrittori scrivono sempre le cose migliori quando scrivono delle cose che non conoscono. Grazie. <applause> Grazie molto, Paolo Paolo la nostra interprete faceva fatica a seguire un attimo di pausa. Uh -huh. So, uh, prima di procedere con la prossima lettura, che uh, io riassumerò brevemente dove siamo nel romanzo. Però per dare un, un attimo di pausa al uh, for the, for those of, those of you who speak English only, uh, obviously we won't go over the whole book that she wrote 900 pages about la storia. So I invite you to read Uh, interview I conducted with her on the Centro Primo Levi's website, and if you go to that website, there is also a section "Narratives" where you'll find kind of a mapping of this novel. Um. Si. No, no, no. Right. Tanto. Lei non lo. Ce l'abbiamo qua, quindi lei non dovrà, okay. non dovrà tradurre. C'è un attimo di pausa, fino a Allora, brevemente siamo al primo giugno 1944, gli ultimi mesi dell'occupazione nazista. Ida ha poco più di 40 anni, è stremata dalla fame, dalla fatica, dalla preoccupazione. Pare vivere soprattutto per tenere in vita il suo secondo genito, il piccolo Useppe. Trovare cibo, i soldi o le merci di scambio diventa ogni giorno più difficile. In casa le manca il gas, l'acqua l'elettricità. Quel giorno la fatica accumulata le crolla addosso, in uno stato confusionale, quasi sognando o delirando per la fame, si trova a attraversare Ponte Garibaldi in direzione del ghetto, un quartiere vuoto, spettrale dall'ottobre precedente. Sente di dover trovare la casa della famiglia Efrati, il nome che figura sul foglietto di carta che ha raccolto su un binario alla stazione Tiburtina. Entra nel quartiere che è ormai un guscio vuoto. Lungo la parete della scala, scrostata e coperta di chiazze, si leggevano varie scritte murali, per lo più di mano chiaramente infantile. Arnaldo fa l'amore con Sara, Ferruccio è bello, e sotto, aggiunto da un'altra manina, è stronzo. «Colomba fa l'amore con elle! Viva la Roma!» Corrugando la fronte, Ida scrutava tutte le scritte, nello sforzo di decifrarvi la propria ragione confusa. La casa era in tutto e di due piani, ma la scaluccia a lei parve assai lunga. Finalmente, al secondo pianerottolo, scoprì quello che cercava, e in realtà gli Efrati, non si contano nel ghetto di Roma, non c'è scala, si può dire, in cui non se ne trovi qualcuno. Qui c'erano tre porte, una, senza nome e scardinata, dava su un bugigattolo privo di finestre, con in terra una rete da letti e un catino malconci. Le altre due porte erano chiuse su una... C'era una targhetta col nome di cave e sopra scritti sul legno ancora i nomi Pavoncello, Calò e sulla seconda una, un largo pezzo di carta incollato diceva Sonnino, Efrati della seta. Dalla stanchezza che provava Ida non seppe resistere alla tentazione di buttarsi a sedere su quella rete di ferro dalla finestra rotta sulla scala, arrivò lo strido di una rondine e lei se ne meravigliò. Incurante dei bombardamenti e degli schianti, quella bestiola aveva trasvolato il cielo nel suo fragile corpicino orientato senza errore, come un sentiero domestico. E invece lei, donna e anziana di più di 40 anni, si trovava persa. Dovette fare uno sforzo enorme per non cedere alla voglia di stendersi su quella rete e lasciarsi lì fino a tutta la notte. E certo, fu simile sforzo che, nel suo stato di estrema debolezza, le provocò allora un'allucinazione uditiva. Dapprima le sorprese un silenzio irreale del luogo. E in questo i suoi orecchi, ronzanti dai digiuni, incominciarono a percepire delle voci. Non fu in vero propriamente un'allucinazione, perché Ida si rendeva conto che la fabbrica di quelle voci era dentro il suo cervello, anzi lei stessa non le avvertiva altrove, però l'impressione che ne riceveva era che si irradiassero nei suoi canali auditivi da qualche dimensione imprecisata, la quale non apparteneva né allo spazio esterno né ai suoi ricordi. Erano voci estranee, di timbri diversi, ma femminili in prevalenza, slegate una dall'altra senza dialogo né comunicazione fra di loro, e pronunciavano distintamente delle frasi. Ora esclamative, ora distese, però tutte di ordinaria banalità, quasi spezzoni, spezzoni raccogliticci della vita comune di ogni giorno. Sto su in terrazza, a raccogliere la biancheria. Se non finisci erpe, compito, non esci. Abbada, che stasera lo dico a tuo padre. Oggi distribuiscono le sigarette. Vabbè, t'aspetto, ma sbrigate. In dove sei stata tutto questo tempo? Mo vengo, amma, mo vengo. A quanto la fate? Ma ha detto di de la pasta, smorza la luce, che la corrente costa cara. Questo fenomeno delle voci è abbastanza comune. E a volte lo sperimentano anche i sani, più di frequente sul punto di addormentarsi e dopo una giornata di fatica. Per Ida non era un'esperienza nuova, ma nella sua presente fragilità emotiva lei ne fu coinvolta come da un'invasione. Le voci nei suoi orecchi, prima di spegnersi, presero a riecheggiarsi a vicenda accavallandosi in un ritmo tumultuante e in questa loro fretta pareva di avvertire un senso orribile, come se i loro poveri pedegolezzi si esumassero da una eternità confusa in un'altra eternità confusa, senza sapere quel che diceva, né perché. Ida si trovò a mormorare da sola, col mento che le tremava come ai bambinelli sul punto di piangere. Sono tutti morti. Adesso Angela Borghesi, come dicevo, ha appena finito di scrivere un libro monumentale, enorme, su questo romanzo, la storia. Dunque potremo parlare con lei fino al prossimo 16 ottobre e quindi è difficile capire come e da dove cominciare. Io farò poche eh, domande molto ampie e mi riservo il diritto di interromperti per rimanere nei tempi. Allora, ehm, da moltissimi anni ti occupi del lavoro morante. potresti sintetizzare brevemente la tua lettura critica del romanzo, che è la prima parte in realtà poi sì. della... E, eh, permettimi di, di dire quanto io sia contenta di essere qui oggi eh, tra voi a parlare di una scrittrice, anzi di uno scrittore, di uno scrittore che non solo ovviamente amo molto, ma che considero eh, come scrittore e poeta, come lei soleva dire, uno dei più grandi del nostro Novecento, dei pochi grandi del nostro Novecento, e, e quindi ringrazio, ringrazio i due direttori, ringrazio te Alessandro, ringrazio eh, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Van Straten, per, per avermi eh, invitato qui questa sera. E c'è un ulteriore motivo per cui io sono molto contenta di essere qui stasera perché appunto è il 16 ottobre, e io ho lavorato, ho esordito lavorando eh, a lungo, anche quello è stato un lavoro molto lungo, su Giacomo De Benedetti e la cronaca. 16 ottobre, appunto, del, della razzia del ghetto di Roma, scritta da Giacomo di Benedetti, che è un, un librino bellissimo e che è una delle fonti, appunto, di Elsa Morante. Proprio in questi passi della descrizione della, eh, del ghetto di Roma, eh, si rifanno proprio a questo libro di Giacomo di Benedetti. Eh, la mia lettura del romanzo. Mh, questo romanzo, quando uscì il 20 di giugno del 1974, fu letto subito da quasi tutti, tutti i critici, la, maggior, la stragrande maggioranza, ricondotto immediatamente al modello al romanzo storico. Abbiamo sentito anche eh, il... Il nostro l'altro ospite di questa sera a insistere su questa idea del romanzo storico e quindi Manzoni. Da noi il romanzo storico è Alessandro Manzoni. Eh, e i critici hanno accreditato questa derivazione. Ecco, io credo che una volta tanto eh, bisognava invece dar retta all'autrice, all allo scrittore il Samorante che ha seguito... Eh, da tutti i punti di vista, anche, quelli, anche quello editoriale, il romanzo Passo Passo, anche nella sua presentazione alla stampa, scrivendo di suo pugno la presentazione dell'anticipazione sul Messaggero di Roma del 19 giugno. E lì eh, parla di epica dei tempi moderni, tra l'altro indicando un modello che è quello di... Chaplin, perché in questo romanzo si piange, sì, vero, e Natalia Ginsburg ha pianto molto e non solo lei, anche molti lettori, ma si ride anche molto. Cioè è un romanzo e questo lo sottolineava bene Gabol. Ecco, io credo che questo romanzo eh, vada ricondotto invece al modello dell'epica e dell'epica omerica dell'Iliade e dell'Iliade letta come la lesse Simon Veil perché bisogna ricordare che questo romanzo viene dritto dritto dal mondo salvato dei ragazzini, che è stato il poema del 1968, ehm, e, ehm, e viene dalla lettura, dall'immersione profonda di Morante Totale, che eh, possedeva tutta l'opera di Simone Veil in francese, se la lesse tutta la studiò, abbiamo questi testi annotati. Ehm, e mh, quella lettura l'assegnò profondamente. Ecco, io credo che questo romanzo invece sia eh, un romanzo epico, una grande eh, epopea, come lei appunto l'aveva definita. E eh, la lettura di Weld dell'Iliade è eh, il poema della forza, eh, il poema in cui appunto eh, tutti. Eh, prima o poi soccombono alla forza, al potere. Tutti, indistintamente, siamo tutti uguali davanti al potere della forza, chi prima, chi dopo. Disconoscere questo significa disconoscere quello che i greci avevano chiamato nemesi, che gli orientali chiamavano karma. E che gli occidentali si sono ben dimenticati e che si sono eh, lasciati dietro le spalle. Hanno disconosciuto questa legge, che invece è la legge dell'epopea, è l'anima dell'epopea. Eh, C'è un, un grande eh, intellettuale che io amo molto ricordare, non solo perché è stato a lungo in America, che è Nicola Chiarumonte. Eh, che ha scritto pagine molto belle eh, su questo argomento, eh, che diceva che l'uomo moderno, soprattutto l'uomo moderno occidentale, non solo ammira la forza, ma è convinto di usarla sempre per il meglio. Eh, mentre invece, appunto, Simone Weil e con lei anche eh, Tolstoi di guerra e pace, sono convinti che tutti gli uomini, appunto, sono uguali di fronte al Potere della forza e eh, di una forza appunto che, che, che li sovrasta. Ecco, io mh, preferisco, credo profondamente che questo romanzo debba essere ricondotto a questa eh, lettura e al, all'opera in generale di Simone vale, Weil, ma anche alla riflessione che Chiaromonte, ma non solo lui, eh, fece attorno al tema fondamentale di questo romanzo, che è un tema enorme, cioè eh, il rapporto dell'individuo eh, nei confronti della storia. Eh, è un tema enorme che in Italia, mh, credo davvero morante per la prima volta, affronti, affronta in termini mh, personali, suoi, propri ma non tanto lontani da quelli appunto eh, che eh, Tolstoi ha usato per Guerra e Pace, per esempio. Eh, ed è eh, un tema enorme affrontato da una donna, e qui poi si può arrivare a capire perché, anche alcuni perché, della, eh, della, poetica, della, della polemica che, che eh, ne venne. Allora Bene, dunque, dunque, epica piuttosto che romanzo storico. Hai appena finito l'anno della storia, 900 pagine di indagine e riflessione a 360 gradi su questo romanzo, puoi descriverlo davvero sinteticamente, come è sì. nato il libro e cos'è questo no, libro? Il libro è nato perché un anno eh, tenendo un corso eh, su questo romanzo di Morante mi resi conto che non avere a disposizione il materiale di questa polemica da mettere in mano agli studenti significava... Ehm, essere molto dimezzati, insomma, non, non riuscire ad affrontare per bene questo, eh, questo romanzo. Eh, e, e da lì è partita, partita l'idea di eh, raccogliere il materiale, raccogliere, comporre, mettere a punto una bibliografia. Eh, è un lavoro che è durato anni, il libro eh, sono 900 pagine, ma in realtà sono... 500 pagine di antologia critica, cioè quasi tutte le recensioni eh, su giornali e riviste, tenete conto che nel giro di un anno, cioè appunto da fine eh, giugno 1974... Eh, a tutti i primi mesi del 75 abbiamo raccolto 350 anche più voci bibliografiche sì, no, mi sembra molto interessante che a differenza di quello che succede normalmente con un'opera letteraria in questo caso questo romanzo è stato recensito non solo dalle riviste letterarie no. ma da riviste improbabili molto, molto improbabili per esempio, sì, per esempio la rivista dell'automobile dell'ACI del, del, del cioè eh, il club degli automobilisti italiani, eh, la rivista dei parrucchi, si chiamava estetica ma era la rivista dei parrucchieri italiani, quindi la, questa recensione è arrivata in tutti i saloni eh, di... Eh, bellezza e eh, tutti i saloni dei parrucchieri italiani, ma ehm, è, stato, è stata capillare, pervasiva questa ondata che è partita dai quotidiani più importanti, appunto il Corriere della Sera, in realtà quel giorno ne uscirono tre di recensioni, perché Mezzo il Zeviro di Natalia Ginsburg. Fu occupato, era occupato anche dalla eh, sua prima impressione di lettura sulla storia, poi scriverà una recensione un paio di settimane dopo. Da, dai giornali più importanti nazionali poi dilaga l'onda eh, eh, della eh, pubblicistica che invade tutto il paese, tutti i giornali delle province anche, anche più lontane dell'Italia. E, e appunto anche riviste eh, molto strane. Quindi, da un lato c'è diciamo la bibliografia, 350, anche di più, perché poi ci fu una coda polemica nel 76, protagonista proprio Dario Bellezza, eh, 500 pagine antologia e 350 pagine mie, eh, dove all'inizio colloco questa polemica. Mh, sullo sfondo delle due precedenti importanti polemiche che pure ci furono in Italia su due romanzi, eh, uno italiano Gattopardo di Tomasi eh, di Lampedusa e eh, il romanzo di Pasternak, Il Dottor Givago, che uscì in prima edizione mondiale presso Feltrinelli in Italia. Eh, furono due polemiche attorno agli stessi temi, il rapporto tra. La storia degli individui, la storia individuale e la storia, diciamo così, grande. Eppure questo libro eh, ebbe una polemica molto più eh, lunga, molto più eh, aspra, eh, molto più, eh, appunto, dur durevole e, e pervasiva. Nulla in confronto a quelle due precedenti, anche per un elemento di assoluta novità che nelle due precedenti non troviamo, cioè eh, questo libro, l'intervento del lettore comune. Eh, I lettori comuni scrivono ai al giornali, alle riviste, vogliono partecipare al dibattito, ehm, lo difendono eh, e eh, questo è un dato molto, eh, molto significativo, un elemento nuovo. Eh, ed è un elemento nuovo anche perché questo romanzo avrà un successo enorme presso il pubblico, eh, venderà nel giro di pochi mesi, cioè a novembre il libro aveva già venduto 600.000 copie, arriverà al milione di copie eh, nei primi mesi del 75 e eh, di contro invece, dopo le prime recensioni assolutamente positive quelle che sono state citate, eh, la critica comincia invece a bersagliare il romanzo e quindi a fare il pelo e il contropelo alla storia di Elsa Morante, con una divisione netta appunto, tra eh, successo, grande successo di pubblico e eh, critica che eh, invece eh, prende posizione. Eh, Ora, soprattutto qui a New York, forse è importante se riesci a sintetizzare un po' le ragioni della polemica e i pregiudizi che l'hanno viziata. Sì, eh, allora, eh, le ragioni, eh, forse la, 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 tra le principali c'è certamente il fatto che siamo di fronte a un romanzo di, eh, di successo. Un romanzo di successo che vende in poco tempo moltissimo, che arriva in quasi tutte le case, che viene letto dai giovani, giovani appunto come ricordava il direttore Van Straten, che, giovani politicizzati che leggevano saggi e che invece pigliano in, pigliano in mano il romanzo e lo divorano, eh, questo i critici non l'avevano previsto. Eh, e quindi c'è certamente un pregiudizio sul libro di successo, eh, a spiegare eh, la durezza della polemica che innescano gli intellettuali e i critici sui giornali. C'è un pregiudizio ideologico, perché a scagliarsi contro il romanzo saranno ovviamente molti intellettuali di sinistra, soprattutto dell'estrema sinistra. Eh, come disse Garboli, la legna che prese fuoco fu quella eh, sul manifesto, il quotidiano eh, del, eh, di un movimento che poi diventerà anche partito che si era separato dal, dal PC, dal Partito Comunista Italiano e che aveva fondato appunto questo, questo giornale. Eh, e lì ci fu una polemica che andò avanti due settimane, in due settimane 14 pezzi sulla storia cosa mai vista, dicevo eh, un pregiudizio ideologico perché siamo appunto in quel contesto di storia italiana, di forti contrapposizioni ideologiche e tenete conto che nel set... il romanzo esce tra eh, lo scoppio di due bombe eh, neofasciste, quella di Piazza della Loggia il 28 maggio, giusto per darvi un'idea di cos'era l'Italia di quel... quegli anni e poi la, la, la bomba sul treno Italicus qualche mese dopo. Quindi, grandi forti contrapposizioni ideologiche, intellettuali dell'estrema di sinistra e dell'estrema sinistra molto, eh, molto presenti nel dibattito e eh, diciamo così, marxisti convinti, che fanno l'esame del sangue alla storia: cioè quanto eh, sangue, quanto, quanto è marxista questo romanzo. Ora io capisco che effettivamente erano anni di grande polarizzazione politica e culturale, però questo libro è riuscito in maniera veramente unica a, a essere oggetto delle ire dei comunisti, dei socialisti, degli certo. anarchici, dei cattolici, degli ebrei. Cioè, sì. no, non è facile né no. allora né oggi. No. Ma ehm, non piacque. Diciamo così, degli intellettuali, stiamo sempre parlando degli intellettuali che presero posizione, perché poi invece il pubblico di lettori la pensava diversamente. Eh, ma tanto per dire la rilevanza del pubblico comune, ci fu una rivista di fumetti, Linus, all'epoca molto eh, famosa, eh, che lanciò una recensione collettiva invitando. I, I suoi giovani lettori a partecipare al dibattito, arrivarono cento lettere, un centinaio di lettere, ne vennero pubblicate solo alcune, ma questo dà l'idea di cosa fu eh, quel dibattito. Ma non ci, soltanto, eh, non ci fu soltanto questo pregiudizio eh, ideologico e eh, questo pregiudizio nei confronti del libro di successo. Eh, ci fu anche, eh, nei confronti ovviamente di un, di un eh, successo di, di pubblico così, così largo, eh, mh, ci fu anche un pregiudizio nei confronti del patetico e ci fu anche un pregiudizio di genere. Eh, mh, agli intellettuali, a, degli intell a nessuna categoria diciamo così, di intellettuali piacque, non piacque nemmeno agli anarchici, eppure tutti dissero che, che l'ideologia della morante era quella anarchica. Tutti, in realtà fu un libro che divise, per cui sulle riviste anarchiche qualcuno la difese, qualcuno invece la attaccò. Eh, sul, le rivista, sul giornale socialista qualcuno la difese, l'Avanti qualcuno la difese e qualcuno l'attaccò, sul giornale l'Avvenire eh, Cattolico anche lì eh, ci fu chi la difese e chi le attaccò e così via, su, anche sul manifesto andò così. Eh, però c'è anche da dire questo, che i passi che qui sono stati letti e il tema ebraico non fu... Mh, oggetto di polemica da parte di nessuno. Esatto, ma abbiamo sentito una sua testimonianza su questo fatto che lei non parlava di questo aspetto. Forse te puoi raccontare qualcosa di quale secondo te è il posto dell'ebraismo nel romanzo? Sì. Eh, mh, mh, rimanendo sulla polemica eh, c'è questa. Questa è una novità anche di questo libro, perché eh, nella bibliografia. A un certo punto ehm, c'è una voce, sono due voci, eh, diciamo così, ebraiche. Eh, la recensione favorevole che esce a firma di Giorgio Romano sulla rivista Rassegna di Israel, che era la rivista delle comunità ebraiche italiane, favorevole, eh, completamente favorevole, e a un certo punto su Libera Stampa di Lugano, quindi un giornale svizzero. Sotto Pseudonimo Odis scrive, fa una recensione eh, Guido Ludovico Luzzatto, che era un socialista, ebreo, socialista, attivista socialista, che scrive una recensione durissima sulla storia. Eh, pur mh, riconoscendo eh, le, eh, il fatto che questo è un romanzo antifascista, però eh, mh, lo attacca. E lo attacca per una, sia dal punto di vista, diciamo così, stilistico, dice che è scritto malissimo, in modo sciatto, eh, che insomma è, un, è una scrittura, eh, vi, vi, vi cito, eh, è un linguaggio pessimo, scorretto e volgare e poi però non si sofferma su queste questioni di lingua e invece si sofferma sulle pagine analistiche la storia è organizzata in questo modo, sono sette anni e ogni anno ha eh, una, eh, una serie di schede analistiche dove eh, mese per mese sono elencati i fatti più rilevanti di quell'anno. Mm? La storia grande sta fuori dal racconto, dalla narrazione che invece riguarda appunto Ida, il nucleo familiare di Ida e eh, altre tante altre storie eh, addentellate a questa, eh, si appunta su queste, su queste notizie e eh, si scaglia contro questa lettura dei fatti storici. La Morante faceva bene a lasciare la storia agli storici. E qui c'è un altro elemento pregiudiziale, cioè eh, l'idea che queste schede analistiche non facciano parte del romanzo mentre invece è romanzo, sono romanzo anche questi, ed è la lettura che gli si dà della storia che non viene eh, apprezzata. Nel romanzo invece ovviamente le pagine dedicate al, all'ebraismo, all le avete sentite, ne sentiremo forse ancora una, sono altissime e nessuno appunto si... Eh, prende eh, la responsabilità di attaccare anche perché sono le pagine, tra le pagine più alte di tutto il libro quindi la questione della polemica non nasce da questo, su questo terreno nasce invece per il fatto che è un libro in cui che non è marxista da un libro che eh, presenta personaggi che non hanno che sono rinunciatari e non lottano anche magari perdendo non c'è l'eroe insomma che combatte anche perdendo per gli ideali e perché è un romanzo che eccede in patetismi, sentimentalismi e per l'ideologia d'allora eh, concedersi le lacrime su questioni di questo genere non era assolutamente eh, consentito, insomma la eh, tenerezza non era. Questione da eh, tirare in ballo quando si parlava di storia e di destino dell'uomo nella storia. Ci voleva ciglio asciutto e eh, coraggio da combattente. Ci dobbiamo fermare qua per dare spazio a poche domande a qualunque dei, dei due e poi concludiamo con un'ultima lettura, con un lettura. Quindi eh, se avete delle domande no, più che commenti, domande precise, dite a, a per chi sono. E prometto che quest'anno faremo altre serate sulla storia abbiamo, avremo modo di analizzare altri aspetti di questo romanzo e che torneremo sul suo libro quando è uscito Io avevo letto il, alcune di quelle polemiche sono, quando ero molto giovane. Eh, quella di Pasolini mi ha molto impressionato perché era molto dura anche quella e volevo capire quelle, quelle pulci che lei dice, che facendogli alcune pulci, eh, e perché Pasolini fece questa, che poi pare che fosse amico, mi hanno detto che era, stato, era stata aiutata da Pasolini e quindi c'era un fatto di personale. Per favore. Grazie per la domanda, forse questa è una cosa che potete rispondere entrambi, comunque se vuoi cominciare. Ma, sì. mm, ehm, Pasolini fece un attacco durissimo al libro, eh, nel quale l'amicizia non c'entrava niente, però Pasolini disse che nel romanzo dell'amorante c'erano tre romanzi. Eh, il primo che raccontava la, mh, gli antenati di Ida, le prime 150 pagine, e lui lo reputava un capolavoro. Non a caso eh, di, di, era della stessa stoffa, della stessa pasta di menzogne e sortileggio, molto molto simile. Poi c'è un secondo romanzo che è il romanzo centrale, quello nel quale eh, Elsa eh, racconta la storia e lui lì, le Pulci, dice che lei si dilunga troppo e che il suo vero, la sua vera fonte di ispirazione non consiste nel raccontare la realtà, bensì nel mondo onirico e quindi considera il suo rapporto col racconto del reale un mezzo fallimento. Poi c'è il terzo romanzo, che è il romanzo delle morti cioè quello in cui casualmente poi muoiono tutti dopo la guerra, Nino e via discorrendo, che eh, lui torna a dire che è strepitoso, meraviglioso, anche perché sono tutte mh, situazioni come mi sono permesso di accodarmi anch'io prima, eh, nelle quali Elsa eh, eh, stravolgeva la realtà insomma secondo me il romanzo è bello quando va al di là della realtà eh, quando questa realtà diventa ossessiva diventa per l'appunto un, un fatto quasi fan, cioè un fatto in quando la storia diventa quasi una favola ecco e eh beh glielo ho detto perché dice che la parte centrale secondo lui è eh, sì, eh, sì, non penso, a caso si litigarono anche, a morsi. Sì, le anche rispondo anche con che quello che è stato, che è il più importante critico di Pasolini, che ha anche pubblicato e curato tutta la sua opera nei meridiani mondadori. Eh, Pasolini accusa la Morante di essere manierista, soprattutto in quella parte centrale. Questa è esattamente l'accusa che Pasolini si era sentito fare per tutta la sua vita di essere uno scrittore manierista accusa morante esattamente della stessa accusa che aveva, eh, di cui lui aveva eh, sofferto eh, e poi lì eh, in realtà non gli piace la parte centrale guarda un po' è quella che somiglia un po' di più proprio ai suoi personaggi non gli piace nino e nino è un personaggio di quel genere quindi insomma c'è dietro anche questo. Uh, ecco, molto interessante questo, oltre a tutto il resto, ma molto interessante questo panorama sul tipo di critiche che... Uh, si era attirato il testo di Morante. Sono tutte quante, però, quanto voi avete detto, molto collegate al momento storico. No? Sono tutto quanto un tipo di impostazione che oggi, anche se non è passato tantissimo tempo, però sembra veramente vetusto appartenere completamente a un'altra epoca. oggi il per quello che si può dire, ovviamente, il posto di morante nel florileggio dei, dei grandi capolavori italiani, a parte la vostra posizione di, di voi due qui presenti, che è ovviamente è chiara, ma è invece assolutamente intonso da qualsiasi attacco oppure esistono delle nuove, delle nuove maniere per attaccarla? Allora, nel libro mi occupo anche di questo nella mia prima parte, perché le do un dato preciso. Eh, 2000 e, mh, primi anni 2000, quindi insomma ieri, eh, 2007-2008, edizione, ultima edizione di una grande antologia e storia della letteratura italiana a cura di Luperini, eh, che era uscita nel 90, ancora le edizioni del. Bisogna aspettare le edizioni del 2008 per vedere dedicato a Morante un numero di pagine decorose, quando nel 90 questa antologia diffusissima nella scuola italiana esce con più di 40 pagine su Paolo Volponi, che nel 74 pubblica Corporale e che venderà nulla, e eh, una delle ragioni della politica è anche il confronto con Corporale, eh, questo per dirle la difficoltà che una, uno scrittore come Lamorante ha Dovuto, eh, ha dovuto entrare ed avere lo spazio eh, che le spetta nel, nei libri di testo scolastici. Grazie. Uh, un'ultima domanda in English or Italian, e poi concludiamo con una lettura. Se c'è un'ultima domanda, la prendiamo. Prego. Um. Mi chiedo se questo, uh, questa difficoltà delle scrittrici donne ad essere riconosciute soprattutto dalla critica è ancora attuale oggi e mi viene in mente quando state parlando di Restaurante mi è venuta in mente Elena Ferrante che ha un grande successo di pubblico ma viene ancora guardata dall'alto in basso da, dai critici perché abbia secondo me una capacità incredibile di raccontare i personaggi e non va a raccontare temi diciamo pesanti, un e così, ma comunque dipinge una realtà difficile come quella di Napoli e di certi quartieri. Eh, mi sembra che con lei si sta facendo lo stesso errore che si è fatto tanti anni fa con Nessa Morante. Probabilmente tra 30 anni qualcuno parlerà di lei nello stesso modo in cui ne parliamo oggi di Sì, non io credo che lei abbia ragione, eh, anche se personalmente penso che la, diciamo così, la qualità della prosa di Morante, che certamente è un riferimento per Ferrante, sia eh, più, di maggior valore rispetto a quello di Elena Ferrante, però è lo stesso fenomeno, guardi, assolutamente lo stesso fenomeno, pregiudiziale nei confronti di una scrittura che arriva potente al pubblico e che salta, come è successo per la storia, la mediazione degli intellettuali. I critici sono sentiti scavalcati allora e, eh, e probabilmente anche adesso sta succedendo questo con la Ferrante. Eh, però le cose stanno cambiando in, anche in Italia eh, perché eh, lo spazio mh, non solo dedicato eh, a Morante, ci sono mh, critici che si stanno... Mh, critici donne che si stanno occupando di Ferrante, anche del fenomeno Ferrante, per cui insomma credo che le cose siano un pochino eh, cambiate in meglio da questo punto di vista, dalla ricezione anche critica di questi testi e di questi autori. Ah scusa, 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 no no no, scusa, hai ragione. Allora, qui siamo nell'ottobre del 1943. A seguito del bombardamento alleato del quartiere di San Lorenzo dove vivevano Ida e Giuseppe, hanno trovato rifugio in un grande stanzone a pietralata, non diverso da cosa succede oggi. Un accampamento temporaneo dove convivono con sfollati, gatti, canarini e senza casa di ogni genere. E questo è il luogo dove vediamo per la prima volta quella di cui parlavo prima, cioè l'interconnessione e la contiguità di persone che subiscono la guerra, la persecuzione, la fame, ognuno in maniera diversa. È qui che compare sotto il falso nome Davide Segre, un giovane ebreo, anarchico, l'unico personaggio intellettuale e borghese nel romanzo. Ida e Giuseppe tornano quel giorno a San Lorenzo, ne ha parlato prima Giorgio Montefoschi, per comprare delle scarpe al bambino. In un panorama devastato, Ida vede passare la signora di Segni, una romana del ghetto che conosceva di vista. Tenta di chiamarla, di creare un contatto, ma la signora va di fretta. Così Ida la segue di corsa fino ad arrivare alla stazione tiburtina, dove, su un binario morto, sostano i vagoni piombati con gli ebrei razziati il 16 ottobre. La signora Di Segni era là, che correva avanti e indietro sulla piattaforma scoperta con le sue gambucce senza calze, corte e magre, di una bianchezza malaticcia e il suo spolverino di mezza stagione sventolante dietro al corpo sformato. Correva, sguaiatamente urlando lungo tutta la fila dei vagoni con una voce quasi oscena: Settimio! Settimio! Graziella, Manuele, Settimio, Settimio, Esterina, Manuele, Angelino. Dall'interno del convoglio qualche voce ignota la raggiunse per gridarle di andar via, se no quelli tornando fra poco avrebbero preso lei pure. No, non che non me ne vado. Essa in risposta inveì minacciosa e inferocita, picchiando i pugni contro i carri. Qui c'è la mia famiglia. Chiamateli, disegni, famiglia di segni. Settimio! e ruppe ad un tratto, accorrendo pretesa verso uno dei vagoni e attaccandosi alla spranga del portello nel tentativo impossibile di sforzarlo. Dietro la graticciola, in alto, era comparsa una piccola testa di vecchio. Si vedevano i suoi occhiali tralucere fra il buio retrostante sul suo naso macilento e le sue mani minute, aggrappata ai ferri. Settimio, e gli altri sono qua con te? Vattene, celeste, le disse il marito. Ti dico, vattene subito, che quelli stanno per tornare. Ida riconobbe la sua voce lenta e sentenziosa. Era la stessa che... Altre volte nel suo bugigattolo pieno di roba vecchia le aveva detto per esempio con savio e ponderato criterio: Questo signorina non vale nemmeno il prezzo della riparazione. Oppure di tutto questo in blocco posso darle sei lire. Ma oggi suonava atona, estranea, come da un atroce paradiso di là da ogni recapito. L'interno dei carri, scottati dal sole ancora estivo, rintronava sempre di quel vocio incessante. Nel suo disordine s'accavalcavano dei vagiti, degli alterchi, delle salmodie da processione, dei parlottii senza senso, delle voci segnili che chiamavano la madre, delle altre che conversavano appartate, quasi cerimoniose, e delle altre che perfino ridacchiavano. E a tratti su tutto questo si levavano dei gridi sterili, agghiaccianti, oppure altri, di una fisicità bestiale, esclamanti parole elementari come bere, aria, da uno dei vagoni estremi. Sorpassando tutte le altre voci, una donna giovane rompeva a tratti in certe urla convulse e laceranti, tipiche delle dolie del parto. E Ida... Riconosceva questo coro confuso, non meno che le strida quasi indecenti della signora e che gli accenti sentenziosi del vecchio disegno. Tutto questo misero vocio dei carri la descava con una dolcezza struggente per una memoria continua che non le tornava dai tempi, ma da un altro canale. Di là stesso dove la ninnavano le canzoncine calabresi di suo padre o la poesia anonima della notte avanti o i baccetti che le bisbigliavano carina, carina. Era un punto di riposo che la tirava in basso nella tana promiscua di un'unica famiglia sterminata. Io ringrazio tutti voi di essere stati qui con noi stasera, ringrazio Alessandro Cassina, Angela Borghesi e Giorgio Montefoschi. Eh, io mi sono molte volte morso la lingua perché avrei voluto dire la mia, ma ho la fortuna di andare con loro a cena e quindi posso... Eh, e vi ringrazio davvero di essere stati qui con noi e di avere onorato in questo modo diciamo, un grande libro e anche un, un ricordo di, di periodi molto difficili per il nostro Paese. Grazie a tutti e buonasera.